In questi giorni al Festival dell'Acqua abbiamo scoperto che l'acqua è ovunque, l'acqua è qualsiasi cosa, l'acqua è anche poesia. Beh, fondamentalmente è la poesia dell'inizio, la poesia del tutto, quindi si può dire. Noi abbiamo pensato di rivolgersi a Jorge Luis Borges, il quale ha scritto il poema del quarto elemento, che è l'acqua, affermando appunto e rifacendosi ai miti di tanti popoli primitivi, ma non solo, come appunto l'acqua sia l'origine di tutto. Lo dice poi anche San Francesco, ma lo dicono appunto tante mitologie, e anche come l'acqua intesse la vita di ogni poeta, ma anche di ogni uomo, liquido amniotico, siamo costituiti di acqua, eccetera, eccetera. E di come anche in qualche modo noi uomini moderni ce ne occupiamo troppo poco o ce ne occupiamo in maniera troppo superficiale. I popoli antichi invece hanno dedicato sempre parte della loro attenzione, diciamo mitologica o religiosa, potremmo dire in altri termini, all'acqua, rendendosi conto non solo che senza di essa non ci sarebbe la vita, ma di più, che nell'acqua si può concentrare una tensione del vivere, del vissuto, della volontà del vivere che sta sul creato, così intensa che appunto diventa ispirazione per l'educazione, l'educazione del rapporto con il creato, con le cose, con l'essere e anche quindi con il tempo, e ispirazione anche per quella cosa che noi chiamiamo cultura, e cioè quindi con il pensiero e quindi con la poesia. Lei parla molto di acqua e terra, però spesso i suoi spettacoli tendono verso l'alto, verso lo spazio, e ora l'acqua l'abbiamo trovata su Marte, quindi ha anticipato i tempi. Questo del volo ha a che fare con la bellezza. Noi ci occupiamo di spettacolo e quindi usiamo il volo come tensione, come volontà di meravigliare, di stupire, quindi di prendere gli occhi, l'attenzione, l'intelligenza del pubblico, della singola persona, e appunto trascinarla verso quel sentimento che la bellezza dei greci, la bellezza non quella delle passerelle, ma appunto quella più complessa, che è anche quella della natura, della risacca del mare, della neve sui monti, eccetera, o quella di un gesto di un bambino, o la bellezza della danza, la bellezza della musica, la bellezza insomma della cultura, ci dà, e lavorando sempre all'aperto abbiamo bisogno di spingere un po' su questi tasti per poter afferrare l'attenzione del pubblico e averlo con noi, muoverlo con noi. E quando poi questa energia si è creata, abbiamo la possibilità di raccontare, di mettere in scena il racconto, come sempre il teatro ha fatto da quando una persona cominciò a dire parole ad altri e a raccontare una sua emozione, una sua memoria, una sua storia. Noi questo facciamo all'aperto, in una situazione quindi grande, importante, strana, diversa da quella del teatro. Usiamo l'alto, il volo, questo sogno dell'uomo di essere più leggero della forza di attrazione terrestre, per poterci immettere in questa situazione, diciamo, speciale. Dopodiché cerchiamo l'armonia anche lì tra la bellezza della danza aerea, la bellezza della musica, la bellezza di questa armonia che le luci nella notte creano, il ritmo, insomma, quello che è sempre la storia del teatro,
ma per raccontare un racconto, quindi con la sua, si direbbe, morale, soprattutto alla ricerca di raccontare modernamente l'etica, come faceva la tragedia greca e come ha sempre continuato a fare il teatro.